associazione Difesa Vista, impegnata da tanti anni in quella che è la prevenzione visiva per grandi e bambini. La Commissione Difesa Vista si è occupata ormai da 30 anni a questa parte, concentrata negli ultimi 5-6 anni nella sensibilizzazione della necessità di fare prevenzione sulla vista. Abbiamo fatto questa attività attraverso screening diffusi della popolazione, negli ultimi 5-6 anni strutturati attraverso un tour che chiamiamo il tour della vista, che a mezzo di un grande tir attrezzato gira per l'Italia visitando la popolazione. Abbiamo realizzato che il 4% circa di bambini sono ambliopi e di conseguenza, se non sono curati, perdono la vista di un occhio. Cosa possiamo fare noi per cercare di diminuire perlomeno questa percentuale e salvare occhi? E quindi ecco, dove è il posto migliore per incontrare bambini e per poter fare le visite sul luogo? Gì come giocare. Già solo nei primi due giorni di Gì come giocare hanno testato oltre 600 bambini. Nell'ambito delle 5 edizioni ne abbiamo già visitati oltre 3.500. Il tour, che opera da soli 4 anni, abbiamo testato oltre 11.500 persone. È un risultato, cioè è una piccola cittadina. Noi abbiamo girato un po' tutta Italia con il famoso tour della vista. Obiettivi sono la prevenzione, cioè dare la possibilità a delle persone anche non abbienti di poter avere una visita e di conseguenza poter misurare la vista e da lì poi, attraverso gli oculisti, poter vedere se ci sono delle malattie incipienti o malattie latenti che la gente non se ne accorge. Purtroppo abbiamo le maculopatie e della caduta della retina che uno assolutamente non se ne accorge, non se l'aspetta, non sa. Noi vogliamo dare questo servizio alla popolazione in genere e quindi cerchiamo nel nostro piccolo, diciamo, di poter contribuire alla riduzione delle malattie dell'occhio. Passaggio importantissimo quello del 2016, CDV si è costituita in associazione, un'associazione non riconosciuta, ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento ONLUS, quindi opererà nel no profit nell'ambito del sociale. Abbiamo fatto questo passaggio convinti che ci potessero venire delle sinergie, la possibilità di avere supporto e anche collaborazione da parte delle istituzioni. È importante il passaggio anche perché all'interno di CDV Onlus sono rappresentate tutte le professioni che si occupano della vista, quindi sia ottici che oculisti, anche tutti i settori industriali, oltre all'Anfao, i produttori di occhiali e lenti, anche Assottica, che sono i produttori di lenti a contatto, oltre persone fisiche che abbiano a cuore il tema del benessere visivo e della vista nel suo complesso.